fottei. Perché ci ha chiamato? Perché un giorno ho visto questo tizio facendo cose stranissime con uno schiamazzo. Cosa so ste cose stranissime? Ha tolto il calcione del motocarro e ha messo un motore di una Kawasaki. Il motore di una Kawasaki? Sì, e sgomma anche. E sgomma anche? Sì, e fa anche 120. Questo è fuori, amici del spettatore. Vieni qui, vieni qua. Scendi. Calma. Io ho paura anche a toccarlo perché sembra uno sceso dalla luna, Vieni. Ah, ok, guarda, ti ringrazio. Cioè, non ti nego che mi sono spaventato, però vieni che ti presentiamo ai nostri telespettatori. Non ti faccio niente, vieni. Casomai sei tu che mi puoi fare qualcosa. Vieni. Vai tranquillo. Allora, gente di Sardegna e non solo, amici di Strano Ma Vero, ma di molto Strano Ma Vero, ve lo presento, nome e cognome. Valentino Moi. Valentino Moi di? Di Busacchi. Provincia di Oristano. Di Oristano, sì. Allora, siamo a Bultei, un paese di tanta gente simpatica che noi abbiamo già conosciuto, in provincia di Sassari. E siamo venuti per mostrarvi questa cosa strano ma vera. E diciamolo, cos'è sta cosa strano ma vera? Tu, cioè, ma l'avete visto con che cosa è uscito fuori? Cioè, avete presente le comuni apigede? Le apigede, cioè quelle che almeno pensavamo di conoscere. Beh, questa non c'entra niente. Perché, Valentino? Cos'è successo? Cos'è diventata questa cosa? Com'è nata? Cos'è successo? Allora, questa è praticamente... Io sono andato alla ricerca di un'ape che non vola. E questo già è difficile, giustamente, un'ape che non vola. Ecco, e quindi niente, io 9 anni fa sono andato alla ricerca di quest'ape che non vola e l'ho un po' modificata. Ci ho messo sul motore di una Kawasaki KLR 6,50 di cilindrata. Fermati. Ci ha messo su il motore di una Kawasaki 6,50. Sì, 6,50, è il secondo che cambio, cioè. Prima il 600. Ah, quindi hai anche aumentato. Sì. L'altro l'ho fuso. Ah, beh, pensate un po'. Ma ascolta, ma cioè, io mi immagino, insomma, tu ci hai messo il motore di una Kawasaki, mo' mi è uscita Kawasaki. Kawasaki 6,50, ma cioè, ma allora raggiunge velocità incredibile. Quanto va? Fa 130. Quanto? 130. Non 120. No. 130? 130. Aspetta un attimino, Valentino. Vieni qua tu. Vieni qua. Quanto fa la Kawasaki? 120. Quanto? 180. Ah, ok, vai. Mi aveva detto 120, ti aveva rubato 10 km. Ah, vabbè, perché adesso l'ho elaborata di più, è per quello. Perfetto, ma ascolta, quindi l'hai fatta diventare un'ape che vola alla fine. No, ancora non vola, le ali le mancano. Poi ho sentito i clacson, qualcosa di fantastico. Allora, praticamente, dopo che l'ho costruita, mi sono ispirato al telefilm di Boyhook, Hazard. Giusto, Hazard, Boyhook, vai con la musica! Allora, ci teniamo a dire che il nostro Valentino, insomma, anzi no, ci teniamo anche noi a dargli una mano a mantenere l'anonimato per un semplice motivo, perché così sembri davvero uno di quei supereroi usciti da un film di fantascienza. E quindi cerchiamo di mantenere l'anonimato come tutti i supereroi, cioè mi sembra una cosa normale. Però allora io ti volevo chiedere una cosa. Io so che tu c'hai, come tutti i genitori, quando vedono che il figlio comincia a creare cose incredibili e strane, cosa ti dice tuo padre? Io ho saputo questa cosa, insomma, raccontaci un attimo. Niente, mio babbo mi dice che sto perdendo tempo, che mi dice, ma lascia stare questi motori così, qui bisogna fare le mungitrici con un'ape dopo che ti fai 2 giri nel piazzale, in officina, e poi dopo cosa fai? Ah, non puoi continuare così, devi progettare le mungitrici, non l'ape così. I genitori d'oggi. Purtroppo rompe le scatole. Adesso però un pochettino. Si sta ricredendo, di la verità. Quando si comporta bene, fa da bravo, lo porto con me agli spettacoli. Pensavo che andaste al cinema. No. Allora, lui ha detto bene agli spettacoli, perché Valentino poi, insomma, fa degli spettacoli, contatta le varie proloco dei paesi, fa degli spettacoli anche molto molto simpatici. Però noi siamo qui per la curiosità in se stessa, perché insomma qui c'è questo potentissimo motore. Mi viene anche da chiederti un'altra cosa,
Ma ti serve qualche volta qualche pezzo di ricambio? Ma cosa pensano i... cosa pensano le officine quando vai a comprare pezzi? Io mi trovo in imbarazzo quando magari vado dal ferramenta, perché per esempio da poco ho preso anche una catena e gli ho chiesto un po' quanto poteva tenere questa catena, e ho detto: ma perché cosa ti serve? E gli ho detto: guarda, mi serve per tirare un'ape. Per tirare un'ape? Ma che cosa devi tirare a fare con un'ape? Ha detto: questo è macro. Allora purtroppo quando vado a comprare qualche piccolo pezzo, che poi dopo lo devo sempre modificare perché non mi va mai bene niente, quindi mi devo stare zitto, perché sennò alla fine non va bene, ecco. Eh beh, ti capisco. Solo che giustamente loro dicono: ma perché cosa ti serve? Perché mi vogliono venire incontro a seconda dell'utilizzo delle varie cose, certo, che devo fare. E tu magari hai un po' paura, un po' vergogna, diciamo, sì, di dirgli sì, un po', un po' vergogna, perché poi allora insomma. Allora, comunque, quello che voglio dire è che lui ci ha spiegato che fa uno spettacolino, ma non vi voglio svelare niente, anche perché sinceramente ve lo dico che questa è una delle pochissime volte che noi di Strano Ma Vero non abbiamo ancora visto nei dettagli quello che lui poi ci farà vedere adesso. Cioè, tu non puoi andare a 120 perché siamo una piccola piazza, o a 130, oddio, mi sono imbrogliato anche io. Prendimi all'orecchio a me, vai, che ho sbagliato anche io, mi sa che... a 130. Però qualche cosa mi sa che la possiamo far vedere, vero Valentino? Sì, qualcosina sì, nel limite del possibile e della sicurezza soprattutto, perché i mezzi sono sempre a rischio. E invitiamo gli amici a casa, non provateci, perché qui si sta parlando di uno che comunque sa quello che fa e conosce bene la meccanica di certi mezzi. Diciamo di sì, però non bisogna fidarsi troppo lo stesso, non bisogna strafare, perché sennò si rischia a cadere nell'errore. Certo, certo. Allora, di cosa stiamo parlando? E che dici? Ci mettiamo in moto? Ma io diciamo che Strano Ma Vero ci mettiamo in moto, facciamo vedere qualche cosa. Mettiamoci in moto. Ci mettiamo a livello. Vai, 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 si parte.